Onorevole Carfagna, come si fa a rilanciare un partito dopo una serie anche di situazioni che si sono verificate recentemente? Vedi la nascita di Fratelli d'Italia con la fuoriuscita di tanti iscritti al vecchio, tra virgolette, PDL. Con tanto lavoro ovviamente, ma soprattutto con tanto entusiasmo e con una concezione della politica diversa da quella che purtroppo in questi anni ha preso piede, cioè una concezione alta e nobile della politica intesa come impegno a favore della comunità, come servizio a favore della comunità, la politica intesa non come mestiere e come opportunità per arricchirsi, ma come opportunità per il raggiungimento del bene comune. Candidature salernitane già definite o no? No, è ancora una fase di trattative, ma come ha detto il commissario Nitto Palma, crediamo che nella prossima settimana si arrivi a definire il quadro. In che modo? Con quali criteri? Ma io mi batterò, non spetta a me il compito di compilare le liste, però per quello che mi riguarda mi batterò perché siano rispettati determinati criteri, a cominciare ovviamente dalla rappresentanza territoriale, ma anche dalla capacità di rappresentare interessi più ampi. Perché in Parlamento non ci si occupa soltanto dei territori e della politica locale, ma anche della politica nazionale. Saranno volti nuovi? Io mi auguro di sì perché sicuramente il rinnovamento passa anche attraverso l'inclusione di volti nuovi. Questo non vuol dire dimenticarsi invece dell'esperienza preziosa di chi ha lavorato nel partito per tanti anni. Senta, ai dissidenti Aliberti e Russo che sono rimasti, ma insomma non sono però nell'esecutivo, insomma Russo non è nell'esecutivo. Il Popolo della Libertà che voglio contribuire a costruire non sarà certo una caserma, quindi io non punirò il dissenso. E la cosa importante è che non si pongano queste questioni in maniera provocatoria sui giornali. Questa per lei è un'occasione, diciamo, dopo un po' di anni trascorsi prevalentemente, è chiaro, a Roma, insomma, e quindi nel Parlamento nazionale e poi nel governo, di ritrovare la città, il territorio provinciale e di fare politica, però da protagonista e non campagna elettorale soltanto, insomma, modellare il PDL come lei vuole, come lei immagina forse, no? È la prima occasione forse. Devo dire che non sono stati gli impegni romani a portarmi lontano dal territorio, ma altre vicende che conosciamo, tant'è che fui costretta per fare politica sul territorio ad aprire una segreteria politica a Salerno, all'interno della quale ovviamente si faceva politica con grande difficoltà. Però questa è sicuramente un'occasione importante che io intendo portare avanti veramente con spirito di servizio, nel senso io sono di passaggio, non intendo diventare la padrona del Popolo della Libertà qui a Salerno. Si apre una nuova fase, insomma, della sua esperienza politica. Questo volevo chiederle, visto che insomma, poi fra 2 anni ci saranno le amministrative. La politica è un percorso che ciascuno di noi si augura lungo, fatto di diverse fasi. Questa sicuramente è una fase diversa che le posso dire mi entusiasma moltissimo.